accompagnato da Giorgio Tinazzi e da Dennis Brotto. Come vi dicevo, l'iniziativa è organizzata anche in collaborazione con il master in sceneggiatura Carlo Mazzacurati, quindi grazie. Vi auguro un buon incontro e spero di vedervi alle prossime proiezioni. Grazie. Sì. Mi ricordo quando c'era la Fiera del Cinema, che era un mensile di quando eravamo bambini io e te. Risali un po' indietro. Adesso vedi, sono cambiate le cose. Sono sempre parole. Parole. Buonasera, grazie per la vostra presenza. Questa sera appunto dobbiamo parlare, abbiamo il piacere di farlo direttamente con l'autore, di Politeama, che è il primo romanzo di Gianni Amelio. Gianni Amelio non è nuovo al rapporto con la parola, questo però è il primo romanzo. Non è nuovo alla parola, poi forse Dennis aggiungerà qualche informazione, se non altro perché è autore delle sue sceneggiature e la sceneggiatura è un genere letterario a tutto tondo. Tanto è vero che l'università ha dedicato un master proprio per insegnare a fare la sceneggiatura, cioè a scrivere. Questo è un romanzo iniziatico, una parabola di un protagonista, di un piccolo Luigino, che si avvia progressivamente alla durezza di alcune esperienze. Comincia questa parabola iniziatica, comincia subito dopo la guerra, in un piccolo paese del sud, situazione che Gianni Amelio conosce molto bene, e progressivamente ne esce e incontra la durezza dell'esistenza, la durezza degli incontri, delle esperienze, la città, il sesso, sono tutte tappe di questa progressiva acquisizione di una dolorosa maturità. Però contemporaneamente ci sono in questo itinerario abbastanza drammatico anche dei momenti di tenerezza, e uso il termine tenerezza logicamente alludendo allo splendido ultimo film di Gianni Amelio, e sono in particolare legati alla nascita di una bambina che poi gli verrà sottratta, quindi anche... Io spero che chi vuole compri il libro che sta in fondo e quindi freno il mio amico Giorgio a non svelare la seconda parte. Non svelo la seconda no, parte. No, perché diciamo che dalla prima parte la seconda non si individua. C'è proprio, anzi, io spesso dico una scena perché sbaglio termine, c'è un capitolo che fa da spartiacque tra la prima parte e la seconda. Mentre abbiamo nel sud un ragazzo, poi avremo nella seconda parte, a Roma, un giovanotto che io lascio all'età di 20 anni, e lo lascio esattamente il giorno in cui io a 20 anni sono arrivato a Roma, mentre lui, secondo il mio racconto, è arrivato prima e ha avuto un incontro, è nata una bambina. E però non vorrei dirvi più niente, perché la nascita della bambina cambia completamente la natura del personaggio. Scusami Giorgio, no, se ti ho, perché io come lettore ho sempre l'idea che il finale sia comunque qualcosa da scoprire, non solo il finale ma anche l'andamento del libro. Una volta al cinema si entrava a qualunque ora, e non so perché, anzi lo so, ho una teoria su questo, sul perché noi entravamo
a film iniziato. Io ho visto per esempio 8 e mezzo, cominciando dal finale, sapevo tutta la parte finale, tutta, avevo visto la passerella dei personaggi, eccetera. Non avevo nemmeno aspettato quei 10 minuti che finisse il film. Proprio era un fatto naturale all'epoca entrare. E questo ci fa capire, lo dico subito, come il cinema si avvicini molto di più ad altre forme espressive come la pittura, come la musica, più che la letteratura, nel senso che almeno io, gli altri miei compagni di scuola, prima i miei parenti, chi mi accompagnava da bambino, nessuno si preoccupava di entrare all'inizio della storia, come se il fatto che la storia fosse già alle nostre spalle, diciamo, non fosse importante, tanto lo rivediamo dopo, come se dovessimo avere solo delle sensazioni auditive e visive, non di affabulazione. Questa è una cosa misteriosa che poi è cambiata, credo, per un fatto venuto dall'alto, cioè nel senso che a un certo punto hanno obbligato gli spettatori a entrare all'inizio dello spettacolo e a uscire alla fine. Noi eravamo sempre abituati a vedere il film minimo 2 volte, se il film era bello si aspettava a vederlo ancora. Io il vecchio Ulisse di Camerini l'ho visto 4 volte, ero bambino, mi hanno depositato al cinema all'inizio del primo spettacolo e mi sono venuti a riprendere all'uscita dell'ultimo, 4 volte seduto in galleria a guardare Kirk Douglas e Silvana Mangano. Però altri film, o quasi tutti gli altri, io li ho visti da metà, dopo 10 minuti, dopo 20, addirittura. Tu che sicuramente leggevi Cinema Nuovo insieme a me, sì. C'è una recensione di Aristarco, no? E quando il critico parlava con il plurale Majestatis, comincia così la recensione di Picnic, il film di Joshua Logan, quello con William Holden e Kim Novak. Me lo ricordo proprio perché dice: siamo entrati al cinema durante la scena in cui lei dice al protagonista: ma perché devono solo guardare la mia bellezza? Perché non devono entrare invece nei miei sentimenti, capire anche i miei sentimenti? Beh, quella scena si situa quasi all'inizio del secondo tempo, ed è un critico cinematografico che ragiona in quel modo, quindi in qualche modo avalla una consuetudine che in fondo è antifilmica, nel senso che si dovrebbe, a nessuno pensa di cominciare Politeama da pagina 96, per dire, no? Perché uno inizia la pagina 1, nessun libro lo si inizia dopo la prima pagina. E allora un film sì, si poteva. Questo provoca un po' di riflessioni, no? Sulle differenze che poi adesso dovremmo andare a sviscerare tra un film e un libro, anche la differenza tra scrivere un libro e scrivere una sceneggiatura, pensare a un film o pensare a un libro. Sono un po' curiosità che credo tu abbia, certo, no? Certo. Io avevo molte cose da segnalare, ma dopo questo tuo invito mi guardo bene dal anticipare alcune cose, anche se so che il libro andrà a ruba. Se... Non lo so, io sì. Ci terrei che lo comprassero, ma non perché me ne viene qualcosa a me. A me non mi viene niente, semplicemente io sono
affezionato a questo libro, adesso la sparo grossa, più che a tutti i miei film insieme, veramente, veramente. E, intanto perché è stata un'esperienza diversa, se vuoi poi magari mi fai delle domande su come è stata questa esperienza, però io a questo libro tengo molto. Ne ho già scritto un altro che uscirà a febbraio, questo però credo che mi resterà nel cuore, proprio perché è stato difficile scriverlo cercando una forma espressiva che non avevo, cioè di questo libro non si può dire è una finta sceneggiatura, no, è un romanzo. E quindi io ho molto lavorato sulla parola, ho lavorato sui mezzi che appunto richiede il romanzo. Ed è stato un fatto molto bello, perché io che vengo dal cinema ero spaventato dalla cosiddetta pagina bianca, il fatto di essere solo davanti a un lavoro da fare. Mi capitava per la prima volta, perché anche quando si scrive una sceneggiatura, in genere la si scrive sempre con qualcuno, però è sempre un testo che tu puoi rivedere, che puoi mettere in discussione poi quando giri. E invece no, qui devi licenziare un film, qualcosa di finito, già montato, con tutte le differenze che ci sono tra un film e un testo letterario. Il libro è scandito in capitoli e ciascun capitolo ha un esergo. Quasi sempre questo esergo è sono le parole di una canzone popolare. E questa è una testimonianza di questa tua attenzione particolare alle forme di espressività popolare, che non sono solo la canzone, ma anche il fumetto, e le altre forme di cultura popolare che tu hai sempre tenuto in grande considerazione. I fotoromanzi. Soprattutto, no? Perché era la mia cultura di ragazzo, perché era la cultura di mia madre. In Calabria negli anni 50 non arrivava Dostoevsky, arrivava Bolero Film, arrivava Grand Hotel, arrivava Sogno. E c'erano, mi ricordo, questi fascicoli che facevano il giro del paese, perché venivano letti da tutte, non dagli uomini, dalle donne del paese, ogni tanto dai bambini che sbirciavamo, perché erano storie sentimentali, fortemente melodrammatiche, no? E quella era una forma, anzi l'unica forma, per imparare la lingua italiana, perché noi parlavamo in dialetto, e parlo di un'Italia pre-televisiva. Poi c'è stata la televisione che ha unificato. Io sono abbastanza commosso dal fatto che fra un paio di settimane devo andare a Bologna a ricevere il premio Alberto Manzi. Ecco, il nome già dice qualcosa a qualcuno, quelli, no? Non giovanissimi. Ed è bello che mi abbiano dato questo premio, proprio perché era legato a quella trasmissione meravigliosa con un titolo straordinario, Non è mai troppo tardi. Ed è bello che abbiano, insomma, scelto me tra tanti. Pensate, l'ha avuto Margherita Hack qualche anno fa, prima che se ne andasse centenaria, no? E quindi io sono sempre stato, come dicevi tu prima, attento a queste forme di cultura popolare, perché ci sono nato in mezzo, ci sono nato dentro. Così come Luigi nasce in mezzo al Festival di Sanremo, per esempio. Allora ogni capitolo ha un esergo che ricorda una delle canzoni popolari di quell'anno in cui si svolge la vicenda. Tutti gli esergo, diciamo, appartengono al personaggio.
ce n'è uno solo che appartiene a me e ve lo dico subito. Posso? Questo racchiude il mio rapporto con il protagonista del libro, che non è autobiografico, però lo è in una certa forma, vale a dire i luoghi sono i miei. Io non saprei raccontare nessuna storia se prima non conoscessi i luoghi dove è avvenuta o dove mi immagino che sia avvenuta. E poi, per quanto riguarda proprio il rapporto tra me e Luigino, è un rapporto che racchiude benissimo questa frase di Mark Twain. Eravamo gemelli. Da piccoli, uno dei due è annegato, ma non ho mai saputo se era lui o se ero io. Cosa vuol dire? Vuol dire che parlo di un mio simile, di qualcuno che può essere mio fratello, però abbiamo avuto poi dei percorsi di vita diversi. Io non so se sono il gemello che è finito sott'acqua e sott'acqua ha trovato carta e penna per scrivere il racconto, oppure sono quello che ha dovuto affrontare un'altra vita, una vita dove appunto certe cose si sono poi risolte. Per esempio, a livello di sogni professionali, Luigino è un fallito, resta a metà strada. Io spero di aver combinato qualcosa nella vita, le cose che volevo fare bene o male le ho fatte. Forse sono quello annegato, allora, dei due. Non volendo rivelare niente, non posso non sottolineare però che ci sono due straordinarie invenzioni letterarie. E sono due lettere che non verranno mai recapitate, e forse non sono neanche mai state spedite. Questo non è un artificio. È una grande trovata letteraria. Lo possiamo anche leggere, forse. Lo vorresti... Aspetta. Perché la prima lettera... C'è un segnetto giallo. C'è... Luigino scrive una lettera alla madre. Cara madre, te lo ricordi il nostro patto? Io faccio finta che so scrivere e tu fai finta che sei viva e puoi leggere questa lettera. Quindi noi abbiamo svelato che presto Luigino diventa orfano di madre e con la madre però inventa questo patto di fantasia. Io non so scrivere, però ti scrivo, tu sei morta e leggi la mia vita. Perché lui continua a scrivere, non è la, questa è la prima di una serie di lettere che lui scriverà alla madre, l'ultima non la possiamo rivelare, e non la possiamo rivelare, però c'è questo patto di d'amore, diciamo, per cui lui immagina che sua madre possa conoscere le sue avventure, le sue disavventure, anche se non è viva, e lui però non sa leggere, non sa scrivere, per cui è un patto che si realizza chissà dove, ma forse si realizza davvero, e comunque si realizza nel libro, nel senso che il lettore poi insomma accetta questo patto e crede a lui che scrive e alla madre che legge, no? Penso che il lettore poi stia a gioco. Senza rivelare l'ultima, che è molto bella, c'è però una cosa molto curiosa. C'è un Dio che si diverte. Sì. È una frase che dice lui, non possiamo dire quando, però... Cioè, se c'è un Dio, con me si diverte.
non nel senso che si diverte a farlo soffrire come si può immaginare, no, ma lo faccio divertire io, perché lo faccio ridere, lo faccio giocare, cioè non lui che si lascia dietro tutto il melodramma di quelle canzoni e di quei giornali, immagina che poi il rapporto con un Dio qualunque sia un rapporto di allegria, sia un rapporto dove Dio gli sorride e lui in qualche modo fa il pagliaccio, ecco. Però non è il finale. Ma allora, visto che non possiamo rivelare troppo della trama, giustamente, io partirei dall'inizio, dal titolo, Politeama, che, come dire, torna in tre momenti, non diciamo di più del libro, e scandiscono questi momenti anche delle fasi, iniziazione a tante cose, anche al sesso, appunto, come si diceva prima, sempre però in una veste anche un po' ludica, mi permetto di dire, un po' giocosa, insomma, una scoperta che al tempo stesso potrebbe rivelarsi traumatica, ma non lo è del tutto, anzi. E poi torna in altri momenti sino a una sorta di perdita della speranza quando il Politeama cambia nome e diventa Apollo. E così, curiosamente, ho notato che il nome Politeama torna anche in un'altra forma di scrittura firmata da Gianni Amelio. Io qui ho in mano Politeama, naturalmente, ma anche un altro libro che credo qualcuno conosca, che è un film che si chiama Desiderio. Una raccolta di recensioni brevi ma illuminanti, molto spesso, firmate da Gianni Amelio, non so, credo dai primi anni del 2000, forse da prima anche. E allora vado ad aprire l'introduzione e le prime righe proprio. Gianni Amelio dice: da ragazzino volevo diventare il padrone del cinema, cioè il proprietario del Politeama Italia, la sala più bella di Catanzaro. Però mi sarei accontentato anche di un locale più modesto, una ventina di posti, giusto per proiettare agli amici i film che mi piacevano e bocciare tutti gli altri, che già mi sembra una buona idea come Deus Ex Machina del cinema. Questo è vero, questo risponde a verità, perché poi continua e mi sono creato un piccolo cinema dentro casa e l'ho chiamato Odeon poi, no? Dove appunto io mettevo i flani dei giornali fingendo di essere io l'esercente e tenendo per esempio 5 giorni, una settimana, il film che io amavo e magari un giorno solo oppure addirittura mai un film che non mi piaceva. Lo vedevi tutte le volte? Ma io non potevo vedere i film tutte le volte perché io abitavo in un paese senza cinema, vedevo i flani sull'unico giornale che comprava il sarto del paese e diciamo che 2 o 3 giorni dopo che il giornale era consumato mi facevo regalare la pagina degli spettacoli dove c'erano i flani, li ritagliavo, li incollavo e li mettevo in questo sgabuzzino che io avevo battezzato Odeon. E qualche volta ritagliavo anche foto di attrici, di attori e le mettevo là vicino mettendo imminente, prossimamente, poi grande successo, e a generale richiesta, tutte queste cose qua, no? Cioè, quindi io non sapevo chi fosse il regista, non lo sapevo. Intanto non sapevo nemmeno la parola, perché dicevo registra. Però io pensavo che fosse l'attore e che le battute se le inventasse lui. E quindi non sapevo che ci fosse un copione dietro, qualcuno che scriveva, un operatore. No, era l'attore quello che faceva tutto. E una volta, avevo credo 6 anni, 5 anni, ho fatto una bella domanda a mia nonna. Le ho detto, c'era un western, mi pare che fosse, poteva essere Mezzogiorno di Fuoco, comunque c'era Gary Cooper. E io dico, nonna, ma perché, come mai tutti sanno parlare così bene l'italiano? E lei mi ha detto, sono americani, gli americani sanno tutto.
sanno tutto, perché ovviamente io non conoscevo la pratica del doppiaggio e noi non parlavamo l'italiano, quindi questo era il paradosso: il cowboy parlava italiano, noi no. Ecco il premio Manzi. Ecco, però erano americani, quindi mia nonna per esempio amava molto il cinema americano e non quello italiano, tranne Matarazzo, no? Tranne i film con Amedeo Nazzari, le cose appunto commoventi. Lei aveva come misura della bellezza di un film il pianto, la lacrima. Quando ci avvicinavamo alla sala aspettavamo sempre che uscisse qualcuno e lei domandava: fa piangere? Se quello diceva sì, allora subito entriamo. Qualcuno si asciugava anche le lacrime uscendo. Ma in questo tuo piccolo cinema immaginario ti ricordi qualche film che abbia avuto una tenitura bassissima e uno invece che ha avuto... Un grande successo. La tenitura bassissima, io ti posso dire quale l'aveva. Dunque, mi ricordo, ti dico un titolo: L'arma che conquistò il West, che era un, diciamo, un genere che mi piaceva, però era un film molto brutto. Ti ricordi quando c'erano le Myers, no? C'era la più piccola delle Myers, era la Republic. Ecco, quella dove imperava un'attrice che mi auguro forse nessuno di voi, me lo auguro io, nessuno di voi conosca, Vera Ralston, che era la moglie di Herbert Yates, che era il padrone di questa, insomma, piccolissima casa dove c'era un colore bruttissimo, una povertà di mezzi spaventosa, storie ridicole. Quasi tutti western erano, no? E mi capitò un giorno di vedere questo film e io decisi che fosse il più brutto di quel periodo e lo tenni addirittura, credo, un solo giorno, di lunedì, che è il giorno tradizionalmente di magra di qualunque sala cinematografica, no? E invece ti dico l'arbitrio che mi sono preso io nei confronti del gestore del cinema di Catanzaro. Quello vero. Cioè, sì, io a 11 anni ho cominciato ad andare al cinema da solo. Ne avevo 12 finiti quando ho visto da solo Il Grido. Il Grido, che fra l'altro era vietato ai minori, e io sono riuscito ad entrare perché la signora che staccava i biglietti era una vicina di casa e quindi mi ha detto: non c'è nessuno, entra, perché la sala era vuota, completamente vuota, tant'è vero che il film l'hanno smontato il giorno dopo. Come il pessimo L'arma che conquistò il West. E io, che avevo già ritagliato il flano, incollato, l'ho tenuto 4 giorni. Grande successo, ho messo, no? Cioè, che era impossibile. All'epoca mi ricordo che c'era un giornalaccio che si chiamava Il Travaso, sì, che, insomma, un po' politicizzato, però prendeva in giro un po' tutti, e c'erano delle copertine brutte. In una copertina, mi ricordo, c'era un ladro che andava a derubare la cassa di un cinema, puntava la pistola contro la cassiera: mi dia l'incasso. Lei apriva il cassetto, nel cassetto c'erano 100 lire, lui si arrabbiava: come, mi dia gli altri soldi? E lei diceva: guarda che film stiamo dando. E c'era Il Grido di Michelangelo Antonioni, nel senso che era diventato proverbiale, no? E Antonioni ebbe successo dopo, ma prima, come tu sai, lo ignoravano, tranne i critici più acuti, ma veniva ignorato, insomma, quindi... Sì, a me ricorda una battuta del Sorpasso, in cui Antonioni fa sempre la figura di quello un po' ostico. Però diciamo che il Sorpasso, venendo dopo l'Eclisse, sì. Già Antonioni era diventato una figura mitica di regista
noioso, però tutti avevano riconosciuto il genio, no? Fino al grido, e lui era un, insomma, non un giovane, ma era un regista che non era riuscito a sfondare dal punto di vista del pubblico, come invece era riuscito a Fellini, nemmeno Visconti ancora, nemmeno Visconti, perché Senso andò bene, però era costato una tale fortuna, era costato più di un miliardo di lire nel 1953, quando un film medio costava 100 milioni. Quindi immaginiamo, e anche se andò molto bene, non recuperò i soldi che era costato, cosa che successe poi anche al Gattopardo. Il vero grande successo di Visconti fu Rocco. Rocco, che uscì nel 60, fu un film, diciamo, di costo medio-alto, però incassò, diciamo, l'equivalente oggi di 50 milioni di euro, si può dire, perché allora non c'era l'invasività della televisione, allora lo spettacolo era il cinematografo. Io mi ricordo di aver visto, mi pare che lo racconto forse nell'altro libro, non in questo, di aver visto Rocco seduto per terra in un corridoio come questo, perché non c'era verso di trovare un posto. E Rocco non era un film facile, non era un panettone, quindi diciamo che il cinema italiano d'autore ha cominciato a prosperare dal punto di vista economico e del rapporto col pubblico dalla fine del 59, con La Grande Guerra e Il Generale della Rovere, che vinsero il Leone d'Oro ex aequo a Venezia. Poi arrivarono La Dolce Vita, poi arrivò L'Avventura, poi arrivò Rocco, e il cinema per 3-4 anni in Italia fu l'industria forse più redditizia che ci fosse. Poi ci fu il crollo, poi il cambiamento degli anni 70, la chiusura delle sale, le televisioni private, insomma, quella era un'epoca d'oro che non tornerà più. Peraltro, scusami, ricordo che nel Vizio del Cinema, l'altro tuo libro una raccolta, anche quella di recensioni, c'era un aneddoto che a me è rimasto molto impresso, riguardo un tuo taccuino in cui annotavi tutti i film che vedevi con tanto di voti, stelline, giudizi, e la cosa che mi è rimasta realmente impressa non è soltanto il taccuino, ma il fatto che a un certo punto tu hai smesso di segnare i titoli e anni dopo te ne sei amaramente pentito, avresti voluto in qualche modo continuare questa tradizione. Però, per esempio, alcune cose te le posso dire, me le ricordo. Nel 57 ho fatto vincere Il Grido, e poi ho dato il premio per la migliore attrice a Giulietta Masina per Le Notti di Cabiria, e il premio per la migliore regia, quindi sono stato anche molto molto salomonico, l'ho dato a Visconti per Le Notti Bianche. Il problema negli anni 60 si è posto tra La Dolce Vita e Rocco. L'Avventura all'inizio non l'avevo proprio colto, anche perché è un film molto più ostico, no? Molto più nuovo rispetto agli altri. E poi ho dato, non volevo dare ex aequo, e ho dato miglior film Dolce Vita, migliore regia Visconti per Rocco, quindi altro giudizio salomonico, e ho dato il premio per la miglior attrice non protagonista a Lea Massari per L'Avventura, perché era un mio pallino da una vita, cioè da quando sono entrato al cinema, quando ho visto I Sogni nel Cassetto, e ho visto questa cosa meravigliosa che era questa ragazza, oltretutto anche molto brava, e poi Segno del Destino, primo giorno a Roma, cammino per strada, mi ricordo anche dove ero, e incontro Lea Massari, ce la riconosco, la vedo, e insomma, se non sono svenuto,
perché mi sono appoggiato a un muro, a qualcosa, insomma, cioè, un ragazzo di provincia a 19 anni che arriva e vede un idolo, no? Senti, ogni volta che un regista si mette a scrivere un libro, ci si chiede, ma la sua esperienza di regista ha influito sul suo modo di scrittura letteraria? Posso dire di no, assolutamente con la massima sincerità. Proprio io, fra l'altro, quando scrivo le sceneggiature, io le ho scritte tutte, come tu hai ricordato prima, e alcune le ho scritte da solo. Per esempio ho scritto da solo Il primo uomo, però avendo alle spalle quel popò di libro che era la autobiografia di Camus. E non ti aiuta il saper scrivere una sceneggiatura oppure essere un regista. Il racconto o il romanzo hanno bisogno di tutt'altra forma, di tutt'altra... non vorrei annoiare, ma insomma intanto posso ridurla a un concetto solo, no? Forse ci ricordiamo tutti come comincia Gli indifferenti di Moravia, con una frase di due parole, poi c'è un punto, entrò Carla, punto. Leggendo, ognuno di noi immagina Carla come vuole, e il fatto che l'autore punti su quell'inizio, su quel gesto, su quel passo che lei fa verso il salotto dopo che ha aperto la porta, ti fa capire che lei è il centro, è l'anima di tutto quello che poi verrà. Ma la cosa fortissima è che ciascuno di noi lettori se la immagina come vuole, sia all'inizio sia dopo. Quando abbiamo visto il film di Maselli, Carla entra e Claudia Cardinale. Per cui noi spettatori vediamo Carla con il viso, la voce, il modo di camminare, di essere fisicamente Claudia Cardinale. Allora, mi dirai, è un bene o è un male? Sono due cose diverse. Cioè, nel romanzo io devo per forza, diciamo, calcolare al millimetro le parole che uso, perché quelle parole devono evocare tutto, tutto. Quando faccio il regista devo curare l'aspetto dell'attrice, il gesto dell'attrice, anche il costume dell'attrice, la scelta dell'attrice, però poi una volta fatte queste cose è lei che guida lo spettatore in tutto il racconto. Cioè il cinema ti dà le cose, te le mostra, te le fa vedere, ti fa sentire le voci, ti fa sentire i rumori, qualche volta con la musica ti aiuta a emozionarti. La musica è stata usata per decenni come veicolo di stimolo, no? Delle emozioni nostre, e quando dovevamo aver paura o quando il violino tendeva a farci commuovere per una situazione sentimentale. Ecco, tutte queste cose nel romanzo bisogna farle scaturire con la parola. Quindi sono due cose completamente diverse. Io sinceramente dico che in questa fase della mia vita, per carità, non sempre, non prima, preferisco fare questo tipo di lavoro, cercare la parola che possa gettare un seme per l'immaginazione del lettore, affidare al lettore quelle che sono le mie sensazioni, e poi ogni lettore magari le vede a modo suo le scene. In un film gliele mostro io, decido tante altre cose in più, però lascio
in qualche modo il lettore, lo spettatore meno libero di quanto non sia invece il lettore di un romanzo, no? Il lettore di un romanzo deve fare anche uno sforzo in più, deve diventare lui coautore in qualche modo, e questo è anche il bello, no? Il bello dell'immaginazione, il bello di andare magari verso strade e dimensioni che non sono legate a un'altra persona. Cioè, quando siamo tutti quanti di fronte a uno schermo, per esempio ridiamo allo stesso momento, ci commuoviamo per le stesse cose, cioè c'è qualcosa che ci unisce tutti, no? Dato che il libro invece si legge da soli, ognuno di noi se lo prende e lo legge magari la sera prima di andare a letto, non c'è nessuna possibilità che un'altra persona abbia le stesse cose, le stesse, una volta si diceva, gli stessi messaggi, no? Cioè messaggio considerato come, come posso dire, come trasmissione di un sentimento. Ecco, il modo di cogliere da parte mia o da parte tua o da parte di Alessandra questo sentimento è sicuramente diverso. Ed è questa la fatica che ho visto facendo questo primo tentativo, la grandissima fatica che fa uno scrittore rispetto a un regista che comunque ha altre gatte da pelare. Perché il regista deve mostrare, deve far vedere, e quindi basta che ci sia un gesto sbagliato o una intonazione sbagliata di un attore o di un'attrice perché la comunicazione arriva in tutt'altra maniera. Per esempio la lettera che citavamo prima, che tu hai rivelato leggendola, al cinema non si potrebbe portare. Assolutamente no, ma non si potrebbe nemmeno portare forse il dialogo finale. Nel libro ci sono due dialoghi molto 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 estesi che al cinema avrebbero una durata impossibile, ma che leggendoli scorrono in modo incredibile in un libro, e io non indico niente che riguardi le azioni. Cioè io metto solo le parole, non dico nemmeno i gesti, non dico lo sguardo, non sottolineo il tono della voce, no. Questo lo deve sentire il lettore, e questa è la libertà e anche l'impegno che do al lettore. Nel dialogo in treno non è indicato niente, nemmeno i passaggi di tempo. Ogni tanto si dice siamo a Napoli, dobbiamo arrivare a Firenze, ci siamo fermati a Roma, queste cose qua. Ma sempre all'interno però di un dialogo, non c'è una parte sinistra come c'è nella sceneggiatura che ti racconti cosa fanno i personaggi. Nel libro io metto solo quello che si dicono. Sì, in effetti era anche questo uno degli aspetti su cui volevo farti una domanda, perché Giorgio prima giustamente osservava queste particolarità di forma, no, letteraria, gli esergo musicali, le lettere mai spedite. C'è però anche questo insieme, questi due capitoli in realtà, uno che spezza il libro e uno che lo conclude di fatto, che non hanno alcun elemento di contestualizzazione né di descrizione, come tu giustamente dicevi adesso. E mi chiedo, ma è proprio lì la cooperazione che tu chiedi? E l'altra domanda che volevo farti, se tu non fossi stato un regista che per anni ha dovuto decidere il colore dei vestiti, i dettagli di una mano, lo spostamento di un volto, il sorriso di un'attrice, avresti fatto questa forzatura letteraria così innovativa? Credo che sia la domanda più difficile che mai sia stata concepita per un essere umano. Cioè, no, non lo so, sinceramente non lo so. Io credo che tutto quello che si è fatto nella vita
e poi ritorna ogni volta, anche quando banalmente uno va a prendere un cappuccino al bar. Cioè, tutto è esperienza, tutto è maturazione, no? Cioè, ti posso rispondere anche con un'altra domanda. Tu credi che io avrei mai scritto Politeama se non avessi collezionato i flani del Politeama e messi nello sgabuzzino che si chiamava Odeon? Cioè, io non riesco a ricordarmi il giorno esatto in cui è nata la cosiddetta vocazione, perché io insegno in una scuola di cinema, ma ogni volta vedo che non basta avere quella che si chiama preparazione, ma ci vuole una passione che poi si trasforma in talento quando si apprendono, diciamo, i ferri del mestiere piano piano oppure rapidamente. Però guai se non c'è quella spinta, anche soprattutto emotiva, che ti fa dire: io amo fare questa cosa che è il cinema o la letteratura. E io mi ritengo fortemente privilegiato proprio perché sono riuscito a fare il mestiere che sognavo da ragazzino all'elementare. In quarta elementare io dicevo: voglio fare il regista. L'ho fatto, e però ci sono arrivato anche perché c'era quell'amore che mi costringeva a rubare. Io questo episodio l'ho messo nel Primo Uomo, no? Io ho svaligiato il salvadanaio di mio fratello. Una volta che ho capito dove lui teneva i soldi, io glieli ho fregati tutti per andare al cinema. Io facevo il volontario della spesa, tutti si meravigliavano che io mi mettessi in prima linea quando si doveva andare al mercato a comprare qualcosa. E l'ho messo pure nel Primo Uomo questo episodio, quando il ragazzo va a comprare la carne e invece di un chilo ne compra 700 grammi e insomma la nonna se ne accorge e però pensa che sia stato fregato dal macellaio, cosa che mia nonna infatti ha pensato. Nel film io mi sono liberato la coscienza perché il bambino va a chiedere scusa alla nonna e le rivela la verità. Io non l'ho mai fatto, assolutamente mai. Mai, e sono orgoglioso di... A mio fratello gli ho detto quasi subito: guarda che nel salvadanaio tuo c'è la metà di quello che tu ci metti. Io sono riuscito persino a tirar fuori con una forcina per capelli di mia madre le banconote, c'erano le 500 lire di argento, qualcuno se le ricorda, quelle erano facilissime da prendere, si acchiappavano meglio delle 100 lire e poi erano 500 lire, però io ho trovato un metodo per rubare le 1000 lire e con 1000 lire io ci andavo avanti, almeno 4 film mi vedevo con 1000 lire io all'epoca. E poi ho confessato questa cosa e magari lui potrebbe chiedermi anche i danni, ma ormai è troppo tardi, passato, come si dice, in prescrizione. Allora, noi non vorremmo annoiare il pubblico, che vedo numeroso, e allora qual è la cosa che magari chiederei io? Se qualcuno vuole togliersi una curiosità, vuole fare qualche domanda a me, a noi, se non volete, no, continuiamo a parlare noi, per carità, cioè non è una costrizione, è solo un modo per non annoiarvi. Finché si decidono ti faccio io un'altra domanda. Sì. Su un altro libro tuo che non abbiamo ancora citato, L'ora di regia. L'ora di regia. Ora parlavi appunto dell'insegnamento, la scuola è il centro sperimentale di Roma. L'ora di regia nasce da una conversazione con Francesco Munzi, che è stato tuo allievo, ora un grandissimo regista,
E niente, ti chiederei di parlare di questa tua esperienza e, questa è una domanda facile, di ricordarci la storia della sartina e del Titanic. Dunque, Marco Danieli è qua? Ah, stava uscendo. E Marco Danieli è un mio collega di insegnamento al Centro Sperimentale. Adesso è in giuria qui, insomma, deve decidere i premi da dare. Insomma, è molto stimolante la fase di rapporto, diciamo, tra... Io non mi considero un maestro, per carità di Dio, però un docente sì, nel senso che metto in gioco la mia esperienza e lo do a una persona che, la do a una persona che ancora non ce l'ha. Quindi considero il talento qualcosa che abbiamo tutti e due, no? E che lui o lei svilupperà in anni successivi. La storia del Titanic è un giochino che io faccio, che riguarda la regia, però forse è un giochino troppo tecnico, troppo... No, invece c'è quella della sarta e del tabaccaio, che io uso sempre un po' delle immagini, cerco un po' di alleggerire il tono, perché... Per 6 ore tu non puoi parlare facendo sempre il professore. E allora certe cose magari entrano in testa prima, se uno usa una metafora anche banale, anche semplice. E dal momento che il problema vero di una scuola di cinema non è quello di imparare la tecnica, ma è quello di riflettere su che cosa raccontare. Cioè, questo è veramente il dilemma di un regista. Cosa racconto? Poi la tecnica si impara. E allora io un giorno, entrando a scuola, dissi ai ragazzi: se voi avete un'idea forte, se quest'idea ha un sentimento forte anche dentro e voi avete urgenza di comunicarlo e voi già cominciate a immaginare quali sono i luoghi nel quale agiranno i vostri personaggi, se voi sapete più o meno già individuare tra gli attori le figure giuste, le voci giuste, e non sapete dove piazzare la macchina da presa, chiamate la sarta e lei ve la piazza. Perché dissi questa cosa, che è una cosa paradossale, non è una cosa che può corrispondere a verità, assolutamente no. Però tutti i ragazzi, essendo ragazzi, entrano a scuola avendo un solo mito, la macchina da presa, e basta. Quindi il movimento di macchina, il carrello che dura 2000 metri, poi il dolly che si alza molto più che in riso amaro, cioè tutto viene filtrato attraverso una specie di venerazione un po' esagerata del mezzo, che poi è il mezzo fondamentale comunque, perché tutto passa attraverso l'immagine, no? Però proprio per abituarli a partire da un'altra cosa più difficile, che è la riflessione su che cosa dire, io ho fatto quella specie di racconto paradossale che però è rimasto in mente a tutti. E un paio di giorni dopo ho incrociato nel bar del Centro Sperimentale Furio Scarpelli, uno dei più grandi sceneggiatori mai esistiti in Italia, e mi ha detto: Amelio, ma tu sei quello della sarta? E dico: sì, sono quello della sarta, ma sai che stiamo dicendo la stessa cosa, perché io ai miei studenti di sceneggiatura dico: se voi avete una bella idea, se questa idea vi regge dopo che avete riflettuto 3-4 giorni, cominciate a scrivere e vi mancano i fatti, allora andate dal tabaccaio
e dopo aver comprato le sigarette ditegli mi dia mezzo chilo di fatti e vedrete che il tabaccaio ve li dà. E quindi il primo capitolo di questo libro si chiama La sarta e il tabaccaio, che sono comunque due cose rimaste un po' proverbiali. E poi quella del Titanic, poi basta, no? Cioè, primo giorno di scuola, abbiamo una lavagna, e io dico a un allievo se mi disegna l'affondamento del Titanic. E lui fa il mare, poi disegna la nave, e poi davanti alla prua della nave l'iceberg, no? E io faccio una domanda, dico, secondo voi, secondo tutti voi, il disegno rende l'idea? È un disegno completo, è un disegno esaustivo, è qualcosa che vi dice è affondato, sta affondando il Titanic? E tutti per un po' mi hanno detto di sì, tranne una ragazza che mi ha detto, posso prendere il gesso? Dico, certo, certo, prendi il gesso. È andata alla lavagna lei e ha fatto a trattini la parte sommersa, cioè ha disegnato il Titanic sott'acqua e l'iceberg sott'acqua, e l'urto è avvenuto sott'acqua. E però poi la ragazza mi ha detto, e anche i ragazzi, tutti, tutta la classe, dice, ma che cosa ci vuoi dire con questo disegno? E io ho detto, la parte sommersa è la regia. Quella che vedete è la messa in scena. Se voi non avete un'idea di regia, sbaglierete la messa in scena. Perché noi quando ci fermiamo, per dire, per strada e vediamo girare un film, noi stiamo vedendo la messa in scena, non la regia. La messa in scena è quando un regista arriva già regista sul set di un film e dispone gli attori, indica i movimenti, controlla le battute, ma quella è una parte della regia, cioè l'ultima parte che si chiama messa in scena. E guai se uno studente parte o si ferma alla messa in scena, ci deve arrivare partendo dalla regia, che è più difficile perché è sott'acqua, è invisibile. Ecco, questo per... come l'immaginazione. Giusto per essere pesanti, Giusto per essere pesanti. Giorgio, avevi segnato un'altra cosa su Politeama che non puoi dire. Non posso dire. Aveva segnato l'ultimo capitolo, secondo me, è vero? Guarda, la fine dell'ultimo capitolo. Senti, la mitologia della macchina da presa di cui parlavi prima, di cui generalmente i ragazzi, tu poi hai un contatto diretto con aspiranti registi, dovrebbe lasciare posto a un'altra idea, che per raccontare bene una storia bisogna averne lette tante e viste tante. Poi deciderai se fai piano sequenza. Secondo me non è, ecco, già il piano sequenza è qualcosa che si acquisisce, non dico dopo la prima settimana, nemmeno dopo il primo mese, perché il piano sequenza, come tu sai, non è solo appunto una sequenza in una sola inquadratura, ma deve prestarsi necessariamente al racconto. Un ragazzo l'anno scorso, la sera prima di cominciare a girare il corto di diploma, mi telefona e mi dice, Gianni, lo posso girare in piano sequenza? E io ho detto, guarda, era l'una di notte, dico, non abbiamo avuto il tempo di parlarne, quindi io non ti ho potuto instradare, spiegare, dirti delle cose. Se te la senti, a me sembra che la situazione in piano sequenza reggerebbe, anzi, molto bene. Lui, tutto contento, gira in piano sequenza, ma non aveva capito
i tempi dell'azione. Per lui piano sequenza era il fatto di non staccare, cioè metti, c'è una persona che si muove da qua a là, lui non pensava alla ragione per cui la persona si muoveva e come si doveva muovere e dove si doveva fermare e che cosa doveva prendere e se doveva tornare indietro, no. A lui è bastato solamente non staccare l'immagine. Poi gli ho detto, quante volte l'hai girata? E mi ha detto, ho girato 24 volte. Dico, come hai fatto? Dico, perché era un malloppo di 12 pagine, no? E 12 pagine, girarle 24 volte in un giorno è duro, è un fatto inusitato. Poi l'ho visto e ho capito che lui muoveva la macchina senza staccare, ma senza raccontare niente. E quindi poi abbiamo, insomma, ci siamo spiegati, ne abbiamo parlato e abbiamo trovato un'altra forma. Però il problema secondo me è sempre quello, appunto, del Titanic sotto e sopra. Cioè, se non hai una spinta per raccontare una cosa, se non sai che cosa raccontare, non ti serve né il libro, né la fotografia, né uno strumento musicale, né un film. No. Io poi considero la tecnica l'ultima cosa, davvero, come importanza. La tecnica si impara davvero in fretta. E il linguaggio che è difficile da imparare, no? Quello per cui, non lo so, Visconti e Visconti, Fellini e Fellini, Antonioni e Antonioni. Cioè, quando noi pensiamo al grido o quando pensiamo all'avventura, a qualunque film di Antonioni, non pensiamo alla tecnica. Persino in una delle sequenze più straordinarie che Antonioni ha girato, che è il finale di Professione Reporter, l'espressività della sequenza va molto al di là della tecnica, è una necessità dello sguardo, quello di non staccare, no? Lo sguardo che unifica tutto, questo sguardo che comunque è sopra i personaggi, al di fuori dei personaggi, che è una visione onnisciente che lega tutto e ti comunica un'emozione che invece col montaggio tradizionale non ti avrebbe comunicato. E quello è il linguaggio, non è tecnica. La tecnica, voglio dire, ormai i bambini la sanno già, perché oggi si gira col telefonino e poi oggi si sgrammatizza, si sgrammatizza, che è un neologismo che invento in questo momento, cioè si va fuori dalla grammatica, perché la grammatica ormai si è superata, da quando, insomma, il montaggio ha perso quelle regole, no? Una volta si diceva che addirittura il montaggio fosse lo specifico filmico, no? Ma insomma adesso, per l'uso che si fa del montaggio, è una delle componenti del linguaggio del cinema, perché è giustamente non ossequioso delle regole, perché quello che devi comunicare è qualcosa che va al di là della regola per cui dopo un campo tuo ci deve essere un controcampo mio, poi un'inquadratura d'insieme, no, ormai queste cose sono strasuperate, cioè io vedo cose molto belle che, di fronte alle quali le sgrammaticature di Accattone sono niente, cioè la forza di Pasolini era il fatto di proporre un mondo. Ma non gli importava, e infatti quello è un esempio di come un montatore intelligente, che era Nino Baragli, non si preoccupò affatto quando vide il materiale. Lo montò secondo
quello che il materiale proponeva a livello emotivo. Invece Fellini si spaventò, tant'è vero che non gli fece fare il film, ti ricordi? Era Fellini che avrebbe dovuto produrre a Cattone, gli disse gira 3 giorni, poi fammi vedere il materiale. E insomma Fellini fece un salto dalla sedia e poi gli disse no basta, ma tu sei analfabeta. E Baragli invece fece di quel materiale lo stile del film, perché il cinema va avanti anche perché c'è qualcuno che inventa delle cose, no? Prima di Eisenstein non c'era quel montaggio lì, no? Abbiamo appena iniziato il discorso e però è già ora di chiudere, purtroppo. Ci hanno richiamato all'ordine. Ci hanno richiamato all'ordine. E però speriamo di avere un ordine dall'alto. Che se c'è un'ultimissima domanda può essere fatta, altrimenti speriamo di avere Gianni Amelio molto presto ancora con noi per continuare la conversazione. Io sarei felice di dedicare qualche copia del libro a chi lo vuole leggere. In genere si dice, almeno così mi hanno insegnato in casa editrice, che le signore leggono più dei signori, non lo so. Però spesso ci sono delle signore che mi chiedono una dedica anche per il marito nella stessa pagina, sperando che lui lo apra poi un giorno. Io sono disponibilissimo ad avvicinarmi al tavolino insieme a voi se qualcuno vuole il libro, veramente. Niente, ti ringraziamo moltissimo. Ma è stata una cosa molto bella. Soprattutto venire a Padova.